leggero, il mio pensiero vola e va. Ho quasi paura che si perda. Bentornati in questo autunnale video tutorial. Qui parla Simone Bonomi, bentornati nella taverna di accordi e spartiti. Con questo video tutorial di chitarra acustica proverò a spiegarti Impressioni di settembre, il primo brano della PFM del 1971, testo di Mogol, arrangiamento di Mauro Pagani e musica di Franco Mussi, dal mio buon vecchio direttore, che saluto, ciao Franco. In quell'occasione il brano fu registrato e inciso in tonalità di Mi minore. Io invece no, prendo come riferimento PFM Celebration, il disco PFM Celebration, 1972-2012, quindi il disco è del 2012, in cui Impressioni di settembre viene eseguita in Re minore. No problem, se vuoi suonarla in Mi minore, piazza un bel capotasto al secondo tasto e esegui tranquillamente il mio arrangiamento. Sono droppato, cioè vuol dire che ho la sesta corda abbassata a Re. Andiamo a vedere gli accordi della strofa. Re minore settima, preso qui, puoi anche fare tutte le possibili sfumature di Re minore o Re, Re minore settima, insomma ci sono mille modi di suonare il Re minore settima, soprattutto avendo abbassato la sesta corda a Re. Quindi Re minore settima, Do, Sol, stoppando la quinta corda o mettendoci un bel dito. Sto fondamentalmente un Sol quinta perché manca la terza di Sol, manca il Si, la nota Si, quindi ho Sol, Re, Sol, Re, Re, Sol. E ritorno al Re minore, settima, Do, torna ancora la campagna, Sol, Sol minore, La minore, settima, e Re minore. Nel passaggio da Sol a Sol minore, se il Sol lo suoni in questo modo, che è la versione consigliata, il Sol minore diventa Sol minore settima. Basta mettere il barretto. Sol minore settima. La minore settima. E Re minore. Pur parlando. La prima strofa è veramente morbida, a me piace tenerla proprio così, nuda e cruda. Puoi già iniziare magari a metterci un arpeggino, se non ti piace te lo spiegherò per la seconda strofa. Intanto facciamo un ripasso degli accordi. Quante gocce di rugiada intorno a me, cerco il sole ma non c'è. Dorme ancora la campagna, forse no, è sveglia, mi guarda, non so, e parto con un arpeggino che andiamo a vedere. Come hai visto è molto libera, molto ad interpretazione, spero di aver fatto del mio meglio. Veniamo quindi all'arpeggio. Io ti propongo una cosa che viene comoda a me, non c'è un arpeggio giusto o un arpeggio sbagliato, l'unico arpeggio sbagliato è quello che va fuori tempo, a mio avviso. Quindi io faccio una cosa del genere, te la propongo. Un pattern del genere. Ta 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 pa pa pi 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 po. Cambio accordo. Come senti? Cerco di mantenere più o meno la stessa figura ritmica. Se sbaglio o cicco una nota, non succede niente. Funziona uguale. Minore. Eccolo qua.
arrivo dall'ultimo re minore, nella prima strofa, lo lascio andare e con le dinamiche bassine parto. Dall'odore della terra, odor di grano, sale adagio verso me. E la vita nel mio petto batte piano, respiro la nebbia, penso a te. Partirei con la ritmica, gli accordi a l'eccezione fatta del re minore rimangono gli stessi. Quindi re minore, do, sol, e re minore che prendo qua. Sol, do, sol minore, la minore e arrivo al ritornello. Andiamo quindi a vedere la ritmica, visto che gli accordi sono sempre gli stessi. Passiamo quindi alla ritmica, che è unica per tutto il brano, anche nelle parti un po' più complicate che vedrai a momenti. Il pensiero ritmico è il seguente: pum, cia, pum, cia. Quindi questi sono gli accenti: cia, quarto, tutto in battere, battere, levare e battere, pum, qua, cia. La mano destra chiaramente però fa solo questo, si muove a sedicesimi. 2 e and a, 3 e and a, 4 e and, 1 and a, 2 e and a, 3 e and. Questo è il risultato di una buona ritmica. In più, attenzione alla divisione delle voci: basso, acuto, basso e acuto, un po' come se fosse cassa rullante, cassa rullante. E la cosa da evitare è questa cosa qua, che non si può sentire. Quindi con tutti gli accordi, bella sicura, bella convinta. Non suona bene la chitarra col drop re. Quanto verde tutto intorno e ancora più in là, quasi un mare l'erba. Mi abbasso un pochino con le dinamiche, il mio pensiero vola e va. E a questo punto arriviamo al ritornello, chiamiamolo così, chiamiamolo riff, chiamiamolo ritornello, dai. Hai un po' di strade, in realtà sì, neanche troppe. La prima è quella di fare gli accordi, intanto che abbiamo gli accordi: re minore, accordo di do, accordo di sol e accordo di re minore. Quindi possiamo anche canticchiarci il temino. Che funziona per due volte. Non mi piace chiaramente. La seconda cosa da fare è capire questo riff, questo assolo di synth che gira attorno alla scala di re minore. Mi fa sol la do re fa mi re do sol fa mi re do sol fa mi re do si la sol sol si sol la. Chiaramente lo puoi fare anche se sei un rocchettaro con una chitarra elettrica distorta.
che suona sicuramente figo, ma essendo da soli a me piace arrangiarmi. Quindi capiamo intanto gli accordi e soprattutto la melodia sugli accordi. Ho tutto attorno al re, al do e al sol. Il sol chiaramente io lo prendo qua. Qualora tu non ti fossi scordato, ricordati che il sol ce l'hai qua sopra, è anche abbastanza comodo. Non mi convince tanto il fatto di avere la sesta corda mi, perché non ho basse, quindi io te la propongo così. Mi fa sol la do re fa. Vedi che rimango in questa posizione fondamentalmente, alzo solo le dita che mi servono. Parto dal re stoppando la prima corda che non mi serve subito. Fa sol la do re fa. Accordo di do. Accordo di sol settima, perché canta il fa. Io ti suggerisco di prenderlo qua, perché è il giochino. Quindi fa mi re do si la sol. Poi il sol e il si sono le corde a vuoto, e la e re sono di nuovo l'accordo di re minore. Sentiamola a rallentatore, mi raccomando, allenati ad eseguirla battendo il piede, perché è fondamentale che tu capisca la scansione ritmica della melodia che stai suonando, se no combiniamo niente. Io il pollice lo batto, cioè colpisco i bassi quasi sempre in battere. Guarda adesso. Questa cosa ti aiuta ad essere bello preciso a tempo. Non è importante essere pulitissimi, anche perché si farà, io la faccio con una ritmica, quindi non mi interessa troppo essere preciso, se no andavo a scegliere una cosa in fingerstyle. Invece ho bisogno di energia e quindi questa cosa va suonata, almeno io la suono, mettendoci la ritmica che ti ho spiegato prima. Arriviamo quindi dalla fine della terza strofa. Ritornello. Abbasso, ma mi abbasso forte e riparto con la strofa, super divertente. A questo punto però non è finita qui, perché c'è anche una strofa un po' prog. Sì, esatto, mi devi tenere a fuoco, grazie. Dicevo, la strofa prog, che è tra il primo e il secondo ritornello, ha un riff che molto lentamente non è tanto difficile di note quanto più di scansione ritmica. Mi fa la do re do sol 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 fa mi re do re sol si do diesis re sol fa mi re mi re do re do si re re mi e riparto. Thank you.
eccetera. Ora, farlo da solo è bruttino, bruttino, però si può incastrare. Come? Così. Quindi, accordo di re e il primo pa lo do sul basso, molto ignorante. Poi ho il mi fa, ce l'ho qua. Mi fa la do re. Posso sempre tenere la quinta e la sesta corda sull'accordo di re, che funzionano perché sono basso e quinta dell'accordo di re. Yeah. Poi sull'accordo di do. Quindi sol. L'accordo di sol lo prendo qua. Ho il si, ho il do diesis, ho il re. Quindi a questo punto la parte fa mi re do re do si la re e ripartire la puoi fare qua, quindi dal siccome non mi suona troppo wow, cioè rischia di perdersi un po', perché ci sono molte ripetizioni. Fa, si sente bene, fa, mi, re, do, re. Non mi piace troppo. La prendo qua su, sfruttando i miei bassi, che sono ben tre, perché ho re, la e di nuovo re. Volte meglio. Anche in questo caso molto lentamente. Respiro la nebbia, penso a te. Andiamo. No, cosa sono adesso non lo so. Sono un uomo in cerca di sé stesso. Tanto il sole. Arrivo quindi alla fine, sol minore, e riprendo il mio bel riff, un pezzo comunque che dà una bella energia. Questa parte però di strofa io l'ho trovata ancora più divertente del riff, perché una volta, oltre all'incastro ritmico che è figo, bisogna anche cantarci sopra, quindi è molto più divertente. La sfida è doppia. Assolutamente divertente, magari mi fai sapere nei commenti qua sotto cosa ne pensi. Bene, io a questo punto dichiaro anche concluso questo video tutorial, spero ti sia piaciuto, spero tu l'abbia trovato utile e divertente anche e interessante. Ti ringrazio per averlo visto fino alla fine, noi ci vediamo sempre qui sul canale YouTube o sul sito o a lezione o anche sulla copertina del libro di accordi e spartiti però. Ciao!